Presentati questa mattina al Castello Angioino Aragonese nella Sala dei Francesi, l'installazione video e computerografica Luisa Sanfelice guida alla scoperta di Agropoli e al Palazzo Civico delle Arti l'installazione realizzata con tecnologia stereoscopica 3D. Agropoli, ogni luogo racconta una storia. Docufiction promozionale della città di Agropoli, dalla colonizzazione allo sviluppo di oggi. I due lavori sono stati prodotti da Mecanè Produzioni nell'ambito di un progetto cofinanziato dal PSR 2007-2013 dal GAL Cilento Regenerazio. Bisogna valorizzare però con le tecniche moderne, innovando anche la comunicazione. Noi abbiamo colto questa occasione per fare questo lavoro, per raccontare Agropoli in tridimensionale e multimediale, con il contributo del GAL Cilento Regenerazio, e quindi al Castello e al Palazzo Civico delle Arti si potrà assistere al racconto di Agropoli con una tecnologia modernissima. In compagnia del presidente del GAL Cilento Regenerazio, che ha finanziato questo importante progetto che metterà al centro la città di Agropoli in multimedia. Sì, è un progetto importante, abbiamo avuto il piacere di finanziarlo a questa bellissima città che fa parte del finanziamento che abbiamo avuto nel 2010, che era più o meno circa 10 milioni di euro. Agropoli ha fatto un bel progetto e quindi siamo contenti e che ha utilizzato questi fondi e che ha fatto questo progetto che servirà per il futuro. Il GAL ha questa, come si può dire, prerogativa, è quella di finanziare le opere più, non voglio dire più belle, ma le opere importanti, quindi mettere a disposizione risorse per tutto il territorio. Si tratta di due video installazioni multimediali, una collocata proprio al castello, in quanto la narratrice, l'attrice e il personaggio che narrerà e racconterà ad Agropoli è proprio Luisa Sanfelice, che dimorò per anni presso il nostro castello Angioino Aragonese. E la seconda videoinstallazione è un'installazione stereoscopica in 3D, quindi girato in stereoscopia e presente presso il Palazzo delle Arti, sempre ad Agropoli, ed è un documentario che ricostruisce la storia di Agropoli dall'arrivo dei Greci ai giorni di oggi. È una delle poche installazioni in stereoscopia in Campania, per cui Agropoli può vantare questo piccolo primato anche. Attilio, quali saranno i progetti futuri per mettere in evidenza questo lavoro, che è importante anche perché attraverso un'installazione multimediale si può riscoprire la storia di un territorio? Certo, la prima esigenza è quella di far visitare a tutti i ragazzi, gli studenti del territorio, non solo agropolese, la storia appunto della nostra terra. E sicuramente sia la prima installazione al castello sia quella in 3D al Palazzo Civico rendono ben chiara la storia del nostro paese. Possiamo fornire anche degli orari e dei giorni nei quali insomma sarà possibile visitare questa installazione? Il Palazzo Civico delle Arti è aperto dalle 10 alle a mezzogiorno e dalle 16 alle 20, per cui al primo piano è possibile usufruire di questa videoinstallazione. Il castello, invece, al castello la seconda videoinstallazione della Sanfelice, in effetti che narra, sarà credo aperta da Pasqua. Quindi o su appuntamento la cooperativa Le Muse gestirà queste installazioni assieme all'amministrazione, logicamente. Alla presentazione di queste due installazioni ha presenziato anche Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, discendente di Luisa Sanfelice, per rinsaldare lo stretto legame tra la famiglia Sanfelice e la città di Agropoli. È veramente un piacere per me essere qui questa mattina con tutti voi in questa occasione così particolare, di dove si ricorda una mia antenata. Non vi parlerò di lei perché lo faranno probabilmente meglio di me durante lo spettacolo. Voglio però dirvi che è emozionante per me questa mattina essere qui, sapere che ci sono le scuole, sapere che ci sono degli insegnanti. È una maniera per fare anche della storia, per fare la cultura, che può essere utile alla vostra e alla nostra bellissima Agropoli.